dove c'è assenza di gestione territoriale, dove c'è assenza di socialità e dove addirittura un'amministrazione invita all'isolamento, si crea un circolo vizioso di stigma, un circolo vizioso che porta questi ragazzi a non riuscire proprio a reinserirsi. Il non reinserimento significa dare ancora più aria a questo fuoco che comincerà pian pianino a esplodere, proprio legato alla criminalità organizzata. Il tasso di abbandono scolastico ad Arezzo sfiora il 22%, uno dei più alti in Italia, ma non solo, anche l'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici tra i giovanissimi avrebbe numeri preoccupanti. A lanciare questo allarme è il Partito Democratico di Arezzo, che torna a parlare di disagio giovanile. L'abbandono scolastico è sicuramente una di quelle motivazioni che poi portano come causa a quella che si può definire la disgregazione sociale che poi comporta fenomeni che portano ragazzi, giovani, ragazze e giovani a compiere atti criminosi. Il PD dunque ribadisce con forza le sue critiche sulle politiche sociali dell'amministrazione comunale. 12 milioni di euro di avanzo dell'amministrazione comunale svincolati, confermati dal revisore dei conti e non utilizzati sostanzialmente per niente. Il Partito Democratico con Luciano Ralli, Donato Caporali avevano indicato che almeno 1 milione di euro potessero essere destinati alle famiglie maggiormente in difficoltà, disagio economico legato al caro energia, disagio economico legato all'aumento dei costi delle materie prime e dei beni di consumo primari. Il Comune non ha sostanzialmente approvato questa richiesta. È così, è intorno alla formazione dei genitori, intorno alla formazione degli insegnanti che si può avere un mondo degli adulti che poi è in grado di rapportarsi in modo corretto con i ragazzi, e nel contempo quello che serve sono anche servizi importanti per i ragazzi. Io ho visto poco fa, è arrivato un messaggio alle famiglie, me l'hanno girato, l'assessorato ha comunicato che quest'anno avranno accesso a campi solari solo i ragazzi che frequentano i servizi educativi del Comune, quindi asili e scuole materne, e tutti gli altri e tutte le altre famiglie che hanno i ragazzi all'elementare o d'altro, che faranno a luglio. Cioè, questo è veramente un altro di quegli esempi che ci dicono quanto questa amministrazione, quanto la vice sindaca proprio non conosca, non abbia minimamente voglia di capire quali sono le esigenze dei bambini, dei giovani, ma anche le esigenze della famiglia.